fai girondolando tu in cucina? Niente, sono venuto in cucina per sentire un po' gli odori. Odori non ce ne sono qua. Lo so. Cosina, piglia il piatto degli antipasti, va? E chi è voi? Perché? Antipasti? Oggi viene a piovere. Ma non signore, fate l'antipasto perché oggi non ho fatto il secondo piatto, ecco qua. Ah, volevo dire. Ma dai che basta, no? Volevo dire. O l'uno o l'altro. Poi l'antipasto, oggi con due piatti. Volevo dire, Teresa. Secondo te questo sarebbe l'antipasto? Perché non è l'antipasto. Tre ulive. Beh, quante persone siamo a tavola? Tre persone. Un'oliva a testa. L'oliva poi è pesante, fa male. Che cos'è? Che c'hai là? Il dente del giudizio. Il dente del giudizio. Il dente del giudizio. Adesso. Oh, che dolore. Adesso lo stai mettendo. Che dolore. Ragazza, fammi vedere. Ah, vieni qua che ti voglio vedere. Mi stavo strozzando. È passato. È passato. Il dolore mi è passato. Tutto ad un tratto, così. Tutto ad un tratto. Non è possibile. Ma come non è possibile? Ma non è possibile. Ma lo vuoi sapere meglio di me che sono il padrone del dolore? Padrone. Ma non diciamo eresie. Padrone del dolore. Fermi tutti che nessuno esca! Che è successo? Ci mandano l'oliva. Ci mandano l'oliva. Non è possibile. Erano tre, sono due. Avanti, cacciate l'oliva. Ma dove sta? Non ci siamo io che ne so. Qui. La terza oliva dove sta? Ma come, non sono tre? Ma non signore, sono due. Che non vedo, non ci sta. Dove sta? Sono due. Sono due. Hai preso l'oliva tu. Chi l'ha pigliato? Dove sta? Sarà cascata. È cascata. È cascata. Guardate la combinazione. È cascata proprio la tua. Andiamo. Sei sicuro che era proprio la mia? Antonio. Subito.